Oggi sono qua, come puoi vedere, in questo bellissimo panorama e siamo nelle colline dell'Oltre Po, come sempre. Perché sono qua? Perché oggi abbiamo due mitiche 500! Una è di Vincenzo, l'altra è di Stefano. E come puoi vedere, tutte e due pistolate, ma una, come puoi vedere, cioè, c'ha tutto lo sporco anche sugli specchietti e l'altra cura ogni minimo particolare. E quindi già possiamo sapere che una è tutta una preparazione estetica e un soft tuning, mentre nell'altra, quella di Vincenzo, è praticamente poca estetica, tutta incazzata. E quindi ci sarà da andare a divertirsi. C'è anche, cos'è questo? Lo spruzzino rotto. Raga, cominciamo con la 500 595 del nostro amico. Oh, tra l'altro guarda che figata, le portiere Lambo Doors. Erano, penso, 10 anni che non le vedevo più. Dai, andiamo. Wow, che no, la firma di Biason, che spettacolo. 70 anniversari, questa qui è la versione cappottabile. Qua non c'è nessuna cloche del cambio perché ha il cambio sequenziale. Pulsantino sport, volante rimbottito con la firma della macchina, gli ha dato il nome Carletta. Vi tiriamo giù, tutta la parte del cruscotto, come possiamo vedere, è stata completamente rifatta in Alcantara, anche la parte superiore con le cuciture bellissime in contrasto. Che spettacolo, curata davvero nei dettagli. Guarda che tipo di sedile e che imbottitura gli ha fatto. Tutta microforata, anche la pedaliera è modificata in carbonio. Andiamo a provarla. Vacca pupazzola, ragazzi! Oggi abbiamo questo super mega test a confronto. Due mitiche 500, 595 Abarth, che è stata leggermente preparata meccanicamente, quindi quasi tutta solo preparazione estetica, poca motoristica, tant'è che si sente l'erogazione del motore che praticamente è originale, non ha un gran tiro, soprattutto gli alti tende a soffrire un po'. Meccanicamente è stata fatta la centralina, un piccolo filtro dell'aria che poi però vedremo in officina, e il differenziale autobloccante, potenziato l'impianto frenante, nulla di estremo e qualche appendice, come possiamo vedere i pedal migliorati con questa sporgenza che allunga la presa, che sono collegate direttamente al piantone dello sterzo, al nostro volante. In appoggio, wow! Cosa non è morbida e cosa si scompone questa vettura. A livello di sospensioni è ancora rimasta completamente originale sia di molle che di ammortizzatori. Rolle beccheggia da matti, tende a diventare, nonostante il differenziale autobloccante, tende veramente a sottosterzare di maniera come allarga. Mi preoccupa un po' la parte di queste macchine che si cappottano come ridere, e quindi voglio stare un po' sereno e tranquillo, soprattutto nel prendere la parte dei cordoli. Il cambio a gestione elettronica non mi fa impazzire. L'acceleratore, nonostante sia comunque stata mappata, è un po' ambiguo, non mi attira più di tanto. Ha una risposta al gas che non mi piace per niente, non ha una sensibilità vera e propria. Oh, fortunatamente però con l'autobloccante si guida comunque benino, vedi che tendo ad allargare di maledetta, ma con la fortuna 6.000 in alto tende a morire, 4.5, 5.000 fa fatica, 120, arriviamo allo staccatone e si sente già un mordente leggermente diverso dall'originale, ma anche qui ha comunque in staccate in fondo del rettilineo, qui in pista Castelletto di Branduzzo, un po' di sofferenza ce l'ha. Mamma, cosa beccheggia la macchina, impressionante. Le cambiate lentissime, il cambio di marcia è veramente un po'... Oh, uscita di curva con la prima spingevo. Le cambiate sono lentissime e quando vai a dare la pestata senti proprio tutto il carico dell'avantreno, trasferimento di carico che è molto importante. La macchina non rimane mai piatta, ma stiamo parlando di un assetto totalmente originale, sia molle che ammortizzatori. Ha solo, ricordiamoci, differenziale e mi piace come lavora. Andiamo a lungo, 5.000! 5.6, 5.7 ha cambiato. Siamo in fondo al rettilineo, 121 all'ora, 130 all'ora, staccatona.
Mamma, ha staccato la frizione! Wow! Bene, raga, mi fermo qui! È arrivato il momento di andare in officina e vederla meccanicamente, anche se, come abbiamo detto, i soldini spesi per preparare questa macchina sono stati concentrati tutti solo e esclusivamente sulla parte estetica. Andiamo in officina e vediamo soprattutto il 40-110 e il 120-0 cosa ha marcato. Siamo appena tornati dal nostro giro in pista, adesso andiamo a vedere come è stata impepata questa Scorpioncino. Però prima facciamo una cosa, andiamo a vedere subito il nostro tempo, quindi il 120-0 e il 40-110. 40-110 in quarta marcia e questa col cambio sequenziale è stato un po' un parto, mi ha fatto tribolare un pochino, ma ce l'abbiamo fatta. Guardiamo subito l'impianto frenante. L'impianto frenante, questa modifica ha portato dei miglioramenti, per quanto in pista un pochino, dato anche delle temperature, oggi 30 gradi, l'abbiamo portata un pochino al limite, ma 120-0, 86 metri in 4,62. E il 40-110? Beh, il 40-110 ha marcato un tempo di 13,27. E cosa vediamo? La curva di accelerazione in forza G è un pochino latente fino ai 3-4 secondi, perché siamo tanto sotto coppia. Poi incomincia a spingere il turbo, spinge bene nella parte centrale fino ai 9 secondi e mezzo, e poi incomincia a impiccarsi, perché ovviamente il turbo compressore originale incomincia la fase calante. Ma nonostante tutto, 13,27. Ora vediamo i lavorettini. La prima cosa che andiamo a vedere è subito queste feritoie per far uscire il calore che genera il 1400 turbo. E come possiamo vedere, queste sono tutte fatte artigianalmente. Vediamo una griglia frontale rifatta, così come la scritta Abarth con tutte le feritoie per far passare l'aria e non frenare il raffreddamento dei nostri radiatori. Bella dettaglio. Poi tutta la lama davanti è stata completamente rifatta, così come sono state fatte queste feritoie laterali per buttare fuori il calore dovrebbe che arriva dall'intercooler. Cerchi da 18, come possiamo vedere, e il nostro impianto frenante che già sta facendo delle cricche, ma poi lo vediamo meglio dopo. Bene raga, facciamo che adesso incominciamo a vederla meccanicamente lato motore. Ok, beh, il vano motore si vede che è completamente originale, ma ha dei piccoli dettagli. Intanto vediamo questo filtrino che è stato montato direttamente sulla pop-off originale, perché il tubo dove andava collegato il suo sistema d'aspirazione per il riciclo interno è stato completamente staccato in favore dell'adozione di questo filtro dell'aria, che però ho paura che peschi un pochino di aria calda, bisognerà analizzarlo. Tubo in metallo che porta direttamente tramite questo raccordo in silicone, lo vedi, direttamente sul turbocompressore. Turbocompressore con una pressione leggermente alzata perché è stata modificata la mappatura della centralina, ma è ancora stock. Poi la sua scatola filtro originale, che è stata lasciata sostanzialmente solo di estetica, e questo qua che era il recupero, gli è stato fatto questo tondino con ancora Carletta, probabilmente l'avrà chiamata Carletta. Di particolare vediamo il tappo in alluminio, però per il resto non c'è niente di particolare, nel senso che è il suo classico motore 1400, cinghia distribuzione, supporto, vano batteria. Qui c'è un classico fusibile per quello che riguarda gli amplificatori degli impianti stereo, probabilmente l'ha bombardata anche un pochino lì. Oh, come sempre i vani motori delle 500 sono impiccati. Facciamo così, tiriamola su e vediamo un pochino anche a mezza altezza come messa, così guardiamo un pochino meglio questo impianto frenante. Certo che i cerchi da 18 sono uno spettacolo su questa macchina, E tra l'altro mi piacciono da matti anche queste mini gonne rosse, così molto molto accentuate. Eccoci qua a mezza altezza, vediamo ovviamente i cerchi da 18, l'impianto frenante maggiorato come dicevamo, e disco flottante con la campana in alluminio. Lì in mezzo si intravede un distanziale, anche se è nero si vede molto bene. Disco solo forato e ovviamente si incominciano a intravedere delle cricchettine intorno ai fori, ma autoventilato, tra l'altro anche importante. Sistema di sospensione, un MacPherson, come dicevamo, monta su delle molle classiche originali, e nella parte inferiore completamente aperta l'alziamo su e la vediamo da sotto.
Nella parte inferiore la prima cosa che intanto notiamo è manca il fondo, io non l'ho staccato. Il fondo ricordatevi che è importantissimo per aumentare la capacità di raffreddamento dell'aria che prende davanti. Perché? Vatevi a vedere l'altro video perché ve l'ho già spiegato. Comunque sostanzialmente perché riesce a passare sotto senza beccare l'aria da sotto e viene sputato fuori. In questo modo tutto il motore viene avvolto dalla parte frontale anche la parte dietro. Qua sotto vediamo il lavoro dove è stato aperto, vedi? Il nostro cambio per montare il differenziale autobloccante e anche se è originale di trazione da così a così, un proiettile. Poi nella parte inferiore, beh, si vede un sistema classico MacPherson, niente di particolare, la macchina è rimasta completamente originale, tubo di scarico completamente libero, vuoto, con, eccolo qua, un bel terminalino, doppio sportivo, mi piace, e l'uscita con questo estrattore. Ricordatevi, gli estrattori fatti in questo modo, in velocità finale, rallentano tantissimo la velocità di punta, perché fanno effetto paracadute. Quindi, se lo tenete aperto in questo modo, il consiglio è bucherellatelo. Se invece non potete o non volete bucherellarlo, così anche i paraurti, se non avete l'estrattore, anche i paraurti aperti in questo modo fanno questo difetto. Se è assolutamente da allungare, perché altrimenti velocità finale a Monza si registrano anche 15 all'ora in meno sulla velocità di picco finale, quindi ricordatevi. Posteriormente la macchina, come dicevamo, è completamente originale, col suo assetto ovviamente originale sportivo, ma è sempre originale. Buona raga, con la 500 di Stefano praticamente abbiamo detto tutto, l'abbiamo analizzata in ogni minimo particolare. Adesso però ci tocca andare a prendere la 500 del nostro amico Vincenzo, ma questo però lo vediamo nella prossima puntata. Resta collegato, ciao!